Ciao splendore, come stai? Proceda per il meglio. Io come sempre, te lo auguro. Ma se così non fosse, spero davvero tanto di riuscire a farti rilassare, a farti liberare la mente con questo video ASMR, come penso. La mia piantina di avocado. Siccome oggi volevo stare comunque in comfort, mi sono cambiata e mi sono messa il pigiama perché veramente avevo proprio la necessità di sentirmi completamente a mio agio e non ce la facevo a stare vestita anche solo con semplice maglione, avevo proprio voglia di indossare un bel pigiama comodo, comodo, comodo. E comunque, questa era una piccola parentesi come al solito. Allora, adesso mi vedi, ti spiegherò tutto man mano con questa bottiglia di plastica tagliata poco più della metà. Comunque vedi, manca tutta la parte superiore della bottiglia perché proprio oggi è credo 24 febbraio, 25, ho perso il conto. Ho messo finalmente con la terra il seme di avocado, che come puoi immaginare ha già messo delle belle radici, sia quella primaria e tutte quelle secondarie. Ho anche fatto, prima di piantarlo, un video per mostrarti e come vedi è germogliato già da un pezzo ormai e il tronco è bello. E ci sono anche queste stupende foglioline in cima. Per il momento sono poi lungo tutto il corpo vedo, credo che siano delle nuove piccole foglioline che stanno crescendo da diverse parti, ma non ne sono sicura al 100%, però mi sembra proprio che si tratti di altre foglioline. E credo si possa vedere anche metà di seme di avocado che rimane fuori esposta e gli stecchini, gli stuzzicadenti, che ancora non so se devo togliere o se posso lasciare. Ma come ti ho detto, andiamo per gradi. Dunque, siamo a fine febbraio, no? Ma ho iniziato a occuparmi
seme di avocado da inizi novembre. Ora non ricordo il giorno esatto, però era inizi del mese di novembre, proprio i primi giorni, e ho seguito diversi video su YouTube per capire come potermi occupare al meglio per favorire comunque una buona crescita di questa piantina, di questo mini alberello di avocado. I video che ho seguito mi sono stati veramente tanto utili, e infatti nel caso in cui fossi interessato o interessata te li lascerò linkati giù nell'info box, perché mi sembra giusto, insomma, e mi sono stati veramente quindi mi sono informata a inizi novembre e ho deciso di optare per la tecnica dell'idrocoltura del seme di avocado. E semplicemente cosa si fa? Ecco, te lo spiego mostrandoti un nuovo seme che è molto molto più piccolo rispetto a quello che ti ho mostrato prima, che ormai è cresciuto. Questo è nuovo, l'ho messo da circa una decina di giorni. Vedi, idrocoltura vuol dire semplicemente questo: mettere il seme di avocado immerso fino a circa la metà, facendo in modo che comunque, vedi, la parte più stretta, quindi la punta, sia in su, e invece la base, che come puoi vedere sta già pian piano iniziando ad aprirsi, lasciarla immersa nell'acqua, e per tenere tutto in asse, facendo in modo che comunque il seme di avocado non sprofondi, non vada giù nel fondo del bicchiere, si utilizza questo metodo degli stecchini, degli stuzzicadenti. Se ne mettono solitamente tre, facendo ovviamente in modo di non andarli ad inserire in queste crepe, perché le crepe poi man mano nel tempo si andranno ad aprire sempre di più, per via comunque sia della formazione della radice in basso e del germoglio che spunterà da qua in alto. Si andrà proprio ad aprire, a spaccare a metà questo seme. Questo è come proprio agli inizi. Quindi ho fatto in questo modo. So che esiste, perché ho visto appunto dei video, un metodo troppo bello utilizzando il muschio, però non avendo muschio a disposizione sto utilizzando questa metodica qua, che comunque è validissima. Quanto ci ha messo la radice a spuntare? La radice per quel seme è spuntata dopo un mese, proprio è spuntata piccola piccola, ed è stato veramente emozionante, perché comunque io non ho mai avuto esperienze di questo tipo, è la prima volta che provo, e quindi c'è sempre stato il dubbio, ma chissà se funzionerà, e ha funzionato. Pare che ci abbia messo così tanto perché nei video che ho guardato spiegano proprio che nel periodo invernale, non essendo il clima adeguato per una piantina di avocado, ci mette molto molto più tempo a formarsi, mentre già dalla primavera estate, essendo il clima ideale, soprattutto qua nelle isole, cresce molto molto più velocemente. Dicono che già dopo 10 giorni spunta la radice, invece, come ti ho detto, nel periodo invernale ci ha messo un mese o poco più a spuntare. Spero che anche questo semino mi dia delle belle soddisfazioni. Questo è davvero molto molto più piccolo rispetto all'altro.
Ma penso che me le darà perché comunque io vedo già che sta iniziando pian piano ad aprirsi in basso, che è la prima cosa che si verifica. Invece la punta si apre un po' più tardi. Sempre nei video che ho visto, le piante di avocado che hanno mostrato avevano il gambo tutto verde, la mia non so come mai, ma deve essere semplicemente legato ad una varietà differente di avocado. Non ha il gambo verde chiaro, ma ce l'ha scuro. Ora la riprendo e questa la appoggio. Vedi, questa direi ma sai perché comunque mi interessava? Anche perché nei video che ho visto hanno spiegato, una ragazza ha spiegato che in realtà è consigliato per far vivere più a lungo la piantina di avocado, già quando iniziano comunque a spuntare le prime foglioline, prima che crescano, prima che si sviluppino in grandezza, di tagliare, anche se sembra brutto, dice che fa molto bene alla pianta, tagliare a livello dei nodi, i nodi che sarebbero comunque delle parti un po' più, come si può dire, un po' più gonfie, ecco, si notano subito nella piantina. Ragazza si vedevano in maniera molto chiara. In questo invece io non ho visto, cioè proprio non c'è alcun nodo. E quindi per paura di fare qualche cavolata e di far morire la pianta, non ho tagliato. Ma perché è utile? Ha spiegato che solitamente quando non si effettua questa prassi, le piante di avocado rischiano di avere il gambo troppo debole e quindi potrebbero non vivere oltre i 2 anni. Ora io spero non sia questo il caso perché mi dispiacerebbe tantissimo. Perché praticamente tagliando si fa in modo che poi il gambo cresca molto molto più spesso e quindi più resistente. Però davvero io non ci sono questi nodi, è veramente piuttosto uniforme, tranne per queste foglioline, ma si vede chiaramente che sono delle piccolissime foglioline che stanno spuntando, quindi se qualcuno di voi è esperto, ha avuto esperienze con le piante di avocado e ha dei consigli da darmi anche per curarla adesso, vi prego di scrivermelo nei commenti perché sono davvero davvero tanto interessata. Comunque, vi starete chiedendo, ma non ce l'hai un vaso? Non lo potevi comprare un vaso invece di utilizzare questa bottiglia di plastica? Allora, io in realtà stavo per andare a comprare un vaso, perché appunto è ciò che farò subito dopo questa fase. Però poi una domenica mattina, proprio per evitare di fare pasticci, mi sono messa a guardare altri video. Io ho trovato un video, sempre che vi lascerò linkato qui sotto, di un ragazzo che mi ha aiutata tantissimo con tutte le informazioni che ha dato. E spiegava proprio che la radice, piantando direttamente in un vaso, proprio prendendo il seme e mettendolo dentro il vaso, senza il sostegno degli stuzzicadenti, si rischiava in sostanza di rompere la radice. E se la radice si rompe, che è anche molto delicata, la piantina muore. Quindi lui ha consigliato di prendere una bottiglia d'acqua, preferibilmente da 2 litri, tagliarla poco più della metà,
in modo tale da fare come ti ho fatto vedere prima con il bicchiere. Gli stuzzicadenti fanno presa, il seme rimane sollevato in alto e con un cucchiaio, pian piano, con calma, prendere la terra e metterla all'interno fino a riempirlo tutto, ma stando anche attenti a lasciare metà seme fuori, quindi metà sotterrato e metà fuori. Adesso sembra, l'ho messo un po' storto, non so come mai si sia storto, ma in realtà è anche proprio la piantina che è spuntata un po' lateralmente rispetto alla punta del seme. E quindi questo è il risultato, l'ho riempita seguendo il tutorial. E spiegavano anche che è innaffiarlo abbondantemente, e quindi io ci ho messo abbastanza acqua all'interno, però non andare ad innaffiarlo costantemente. Ma la prossima volta che lo andrò ad annaffiare dovrò prima di farlo verificare che la terra non sia umida, ma quasi asciutta. Se mi rendo conto, toccando la terra, che continua a essere umida, non devo annaffiare. Se vedo che inizia ad essere un po' asciutta, allora è arrivato il momento di farlo. Comunque, fin quando dovrò tenerlo all'interno di questo bicchiere, dovrò tenerlo circa un altro, secondo me, un mese. Allora, nel video mi sembra dicesse 2 mesi, però in realtà io l'ho piantato un po' dopo. Non succede nulla se lo si pianta quando è già cresciuta così. Ma volendo si poteva piantare anche molto prima, anche quando era a questa altezza. Però volevo informarmi bene, poi tra una cosa e l'altra, comunque gli impegni vari ho rimandato. Comunque io aspetto almeno un mese e mezzo, dopodiché che cosa si deve fare? Bisogna tagliare con le forbici in verticale la bottiglia. E rimarrà ovviamente tutto questo, come si può dire, agglomerato di terra che proteggerà le radici del seme. Quindi lo tirerò fuori in questo modo e lo andrò a mettere delicatamente all'interno di un vaso che dovrà essere di dimensioni più grandi rispetto a questa bottiglia. Aggiungere della nuova terra. E consigliano anche, oltre alla terra, di mettere sul fondo un po' di argilla. Questo dovrebbe far sì anche che, credo, se mi ricordo bene, proteggere la pianta da possibili processi, insomma, in cui va incontro a... Questo dovrebbe far sì che comunque non si marcisca nulla, se mi ricordo bene. Sono un po' preoccupata, diciamo, perché l'ho messa dentro la terra questa mattina e non so se sopravviverà. Spero di sì, perché dopo tutti questi mesi di cura mi sono veramente affezionata e tra l'altro mi sono appassionata proprio. E da lì, appunto, come ti ho fatto vedere prima, ho intenzione di farne altre. E consigliano di andare anche ad acquistare i semi, cioè gli avocati più che altro, in diversi supermercati, perché così si ha più possibilità di avere anche diverse varietà di semi e quindi piantine differenti. Quel seme deriva da un avocado preso dallo stesso supermercato, che è l'MD. La prossima volta proverò magari al Conad, ma al Conad non trovo mai un avocado che soddisfi le mie aspettative, quindi.
Foglioline, io l'adoro, è veramente bellissima, è veramente stupenda. E poi devo dire che è proprio rilassante, rende sicura di una piantina, e lo è ancora di più quando la vedi proprio nascere, te ne sei occupato fin dall'inizio, da quando era solo un semino. È proprio una cosa che ti fa stare bene. Avevo già sentito più e più volte parlare dei benefici comunque del giardinaggio, però non avevo mai messo così tanto in pratica. Quindi sono veramente contentissima. Una cosa a cui bisogna stare attenti è far sì innanzitutto che durante l'inverno non prenda freddo, perché non essendo il clima ideale potrebbe morire. Quindi se la si pianta, se si decide di coltivarla d'inverno, è bene tenerla dentro casa finché le temperature non saranno più alte, quindi estate. Deve prendere luce, ma non deve mai essere esposta al sole in maniera diretta, ma sempre indiretta. Quindi anche d'estate consigliano, se non si ha un giardino, di metterla dentro casa in un punto in cui appunto arriva la luce, ma in maniera indiretta. Se invece si possiede un giardino, consigliano di metterla tra gli alberi, in modo tale che appunto ci siano le foglie degli alberi che la proteggano dai raggi diretti del sole, che altrimenti rischia di morire, si secca. Cioè, ci sono veramente mille accorgimenti per prendersi cura dell'avocado, davvero molto interessante. Volevo giusto